Surabaya è la città di cui avevamo veramente bisogno ora. Tanti quartieri, tante anime, tanta vita e tanto cibo. Un tocca sana dopo le avventure nel Borneo. L'isola di Giava sarà la nostra ultima tappa in Indonesia e nel sud-est asiatico. Mancano poche settimane alla partenza di una nuova avventura. Per la prima volta abbiamo deciso di condividere in anticipo la prossima meta del nostro viaggio, quindi rimani fino alla fine del video per non perderti il mega spoiler. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui da Surabaya. Siamo arrivati qui dopo una lunga traversata da Balikpapan nel Kalimantan. Siamo qui in realtà da qualche giorno, non so se si sente dalla mia voce, ma ho un po' di raffreddore. Sono preso un raffreddore forse per l'aria condizionata, forse per tutta la stanchezza che è venuta fuori del viaggio degli ultimi giorni. Quindi siamo stati 2 giorni chiusi in camera. Oggi però sta decisamente meglio, quindi oggi andiamo insieme a scoprire questa città. Mentre io stavo facendo la clip ho perso Paolo, ho detto chissà dov'è, e poi lo vedo qua seduto dal signore con la macchina da cucire dal sarto che sta chiacchierando qui seduto al tavolino. Stiamo guardando un po' come funziona qua il lavoro. Il signore sta sistemando una felpa, ha appena aggiunto un bottone ai jeans. Itali, yes. Yes. Thank you. Jumbatan. Ma ci dice di andare al pasar. Lima. Yes. Empat lima, Tugu Palawan. Ok, bukan empat lima. Empat lima, zaman dulu. Ragazzi, non lo so. Lu, ci stai dicendo dove andare a fare un giro. Lu, ini di bangun semua ini. Kota Lama. Ok. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Bello ricevere indicazioni così direttamente sulla strada dei signori che abitano qui, quindi andiamo diretti verso Kota Lama. Siamo indubbiamente nel regno dell'aglio e della cipolla. Questo è un carretto che porta un quintali di aglio. Invece qui dentro abbiamo i quintali di cipolla e anche di aglio da questo lato. Appena siamo sbarcati qui ci siamo subito resi conto di quanto fosse speciale questa città. Nel video precedente abbiamo visitato il quartiere arabo e quello cinese, entrambi super interessanti. Oggi ci concentriamo sulla parte coloniale e proprio sul centro della città. Questo è il fiume che divide in due parti la città. Da questo lato abbiamo Chinatown e si vede tutta la porta con i due dragoni all'ingresso e poi il quartiere arabo che è spostato più da questo lato. Invece dall'altra parte del fiume c'è il quartiere coloniale che adesso andiamo a visitare. Siamo arrivati a Kota Lama, che è questa piazza, e si trova proprio nel quartiere europeo, quindi il quartiere coloniale. Ci sono delle palme qui e c'è un posto dove stare all'ombra. Fa un caldo pazzesco, quindi questo è un po' un momento alla messicana, quando ci si mette in piazza all'ombra a rinfrescarsi un attimo. E qua intanto stanno accordando tutti gli strumenti perché mi sa che stasera ci sarà un festival e hanno degli strumenti assurdi, tipo il ragazzo lì dietro. Hello! Uno strumento, wow, what? Nama? Nama sape. Sape. Ah, uno strumento che si chiama sape. E lì un altro. This is sape. From Borneo, es Borneo. Ah, vedi, uno strumento tipico del Borneo. E qui abbiamo? Borneo. Ketanong. This is ketanong. Ketanong. Yes. Ok, see you. Questa area è la testimonianza del periodo coloniale vissuto dall'Indonesia. L'Indonesia per molti secoli è rimasta sotto dominio olandese e rimangono appunto questi edifici. Si vede subito rispetto agli altri della città che sono completamente diversi. Il posto dove stiamo camminando adesso, che è pieno di piccoli ristoranti e warung appunto, e oggi è una pensilina per l'autobus, in realtà in passato era stata costruita come pensilina per il tram, un tram che attraversava tutta la città.
quello dove ci troviamo ora è un famoso boulevard, da cui deriva il nome bule che usano per chiamare gli stranieri qui in Indonesia, quindi anche noi, perché in passato venivano chiamati così tutti quelli che abitavano nei boulevard, cioè queste vie dove c'erano principalmente gli edifici coloniali. Da lì e poi hanno abbreviato, perché in indonese piace molto stringere, togliere tutto, e quindi da boulevard è diventato bule, facile da pronunciare. Quindi anche adesso quando ci vedono in giro tutti i bambini ci urlano bule, 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 per dire straniero. Siamo perfettamente dei bule sul boulevard. Esatto. Che poi è fatto con queste belle pietrozze anche. Guardando ora sembra di essere in Nord Europa e non in Indonesia. Ci sono i tipici palazzi con l'intonaco bianco e i tetti spioventi con le tegole rosse. E qua sopra c'è anche la torre dell'orologio. Addirittura i cartelli in questo quartiere sono scritti in doppia lingua, indonesiano e olandese. Pit stop per calore e non solo. Abbiamo preso il tè, questo qua, il tè Kotak, famosissimo, tè in scatoletta, e anche là, sempre da questa bevanda che è tipo quella del rinoceronte. È quella del rinoceronte ma al limone. Infatti anche qui ci anche sono qua. Tutti, cioè il rinoceronte è disegnato, ma sotto ci sono tutti gli ingredienti e ti dice che fa bene per il mal di gola, sei troppo perfetta caldo. Per te, insomma. Ieri ho bevuto quella originale del rinoceronte. Devo dire che mi ha aiutato un po' per il mal di gola, non so se è un caso, ma un po' aiutato. Ma ci sarà il paracetamolo dentro? Ma no, sarà qualcosa. Sono quelle ricette segrete. Camminata lungo un bel viale arriviamo a Merdeka Square, cioè la piazza dell'indipendenza, e qui ci sono le statue di Soekarno e Hatta, che sono il primo presidente e il primo vicepresidente dell'Indonesia indipendente. Qui dietro c'è un colonnato con alcune frasi per l'indipendenza, come Merdeka da questa parte, Freedom Forever, e là dietro c'è l'obelisco in mezzo alla piazza. La vera sorpresa di questa città, secondo me, sono questi quartieri con le viette strette dove non passa traffico. Siamo dietro il centro, dietro una via molto trafficata, ma qua non c'è un singolo rumore e gli abitanti di questa zona hanno deciso di riempire tutta la strada di piante. Quindi sembra di essere in una giungla urbana nel bel mezzo della città. Per terra hanno disegnato addirittura la scacchiera, quindi secondo me è un'altra ora, non a quest'ora, la sera, si viene qua e si gioca a scacchi. Adesso ci infiliamo da questo lato che c'è l'ombra, perché altrimenti ci cuociamo. Quartiere ti mette troppa allegria, è tutto coloratissimo, hanno colorato tutti i vialetti di un colore diverso. Qui c'è un arco per l'ingresso che hanno fatto con delle vecchie bottiglie di plastica che hanno ridipinto anche queste di tutti i colori. Poi ci sono le piante, i fiori e tutti questi banchetti, carretti che vendono cibo per strada. Questa è una cosa veramente rara da vedere, e a noi viene in mente subito le Hawaii, perché abbiamo fatto per un mese alle Hawaii work away, quindi abbiamo lavorato con una signora che faceva questo tipo di coltura, la coltura idroponica, o in inglese americano hydroponics. Esatto. In pratica funziona così, vedete qua sotto c'è una vaschetta d'acqua con delle pompe che fanno girare l'acqua, è sempre la stessa acqua che gira, che va a bagnare queste piante, vedete qua c'è tutto un sistema di tubi, l'acqua poi torna nella vaschetta e va a bagnare anche le altre, quindi era sempre la stessa acqua che gira. Quest'acqua si riempie dei nutrienti delle piante, e quando l'abbiamo fatto noi alle Hawaii, nella vasca principale c'erano dei pesci che si nutrivano di quello che arrivava dalle piante e a loro volta concimavano le piante. Cioè, quindi era giro tutto perfetto. Un processo perfetto per cui queste piante crescevano molto bene.
questo incrocio antico e moderno si mischiano insieme davanti a noi questo edificio sui colori del rosa e bianco che ospita il museo della città e subito dietro alcuni grattacieli. Siamo nella parte più moderna, i grattacieli sono principalmente degli hotel. A un certo punto ti giri e ti trovi davanti a un vero e proprio diner americano anni 80, addirittura con i neon qua davanti, scritto tutto in inglese. Cioè, andiamo a dare un'occhiata, sono troppo curioso di vedere com'è fatto dentro. Self-service, cioè lo stile è proprio quello. Pazzesco, è una riproduzione perfetta. E qua c'è tutto il menù. E dopo gli Stati Uniti un piccolo salto anche in Giappone con il Family Mart. Questo hotel di fronte a noi, oltre a essere un bellissimo hotel in stile coloniale, ha anche un'importanza centrale nella storia dell'intera Indonesia. Nel 1600 l'Indonesia entra a far parte della Compagnia delle Indie Orientali olandese, è una delle colonie più ricche di tutto il mondo e in quel periodo che Surabaya si sviluppa in modo molto elevato, perché da piccolo centro che era si trasforma in un enorme porto, quindi assume un ruolo fondamentale all'interno proprio del paese. Il dominio olandese durò per moltissimi anni, durò fino alla Seconda Guerra Mondiale. Durante gli anni della guerra questi territori vennero occupati dai giapponesi. Arriviamo adesso al motivo per cui questo hotel è tanto importante per la storia dell'Indonesia. Perché nella notte del 19 settembre 1945 un gruppo di giovani rivoluzionari venne qui e decise di tagliare dalla bandiera che era issata qui dietro, bandiera olandese, la striscia blu. Rimasero quindi il bianco e il rosso, che sono i colori dell'attuale bandiera indonesiana. Questo evento diede il via a tutta una serie di proteste e lotte in tutto il paese, che portarono poi quella che è stata chiamata la guerra di indipendenza dell'Indonesia. In particolare qui a Surabaya venne ucciso il generale inglese che era il capo di tutta l'area, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale tutto il territorio delle colonie olandesi venne assegnato al governo inglese. Quindi con questa uccisione si scatenò appunto una lotta, una violenta lotta, che portò poi nel 49 all'indipendenza del paese. In realtà tutta la giornata di oggi era costruita ad arte per arrivare esattamente qua. Perché qui c'è la cura, visto che Angela oggi non sta benissimo, oggi sappiamo che dopo questa andrà tutto meglio, o no? Ecco, quindi mi riprenderò perfettamente, perché secondo la teoria di Paolo c'è due modi per stare meglio. Ci sono due modi per stare meglio: uno è mangiare la pasta con il sugo, che però non abbiamo trovato, l'altro è... La pizza, mangiare una pizza. Abbiamo trovato questo posto che fa queste pizze che sono piccoline ma molto carine, devo dire, col cornicione sbruciacchiato. Abbiamo preso olive e funghi. Questa è l'unica immagine che è rimasta, perché ce la siamo calata in 4 secondi netti. Comunque buona, anche se non si può sinceramente confrontare con quella che abbiamo mangiato a Balikpapan dalla signora. Questo è un posto più unico che raro, perché siamo sì su un campo da basket, bello grande, con questa copertura anche, ma siamo di fronte a questo che è qualcosa di incredibile, cioè quello che a tutti gli effetti sembra un tempio cinese, ma in realtà è una moschea. È una moschea, infatti mi sono dovuta coprire per entrare, mi hanno dato il foulard per coprirmi. Una moschea, però, vedete, all'interno di questo edificio che ha tutte le mattonelle rosse, i classici decori tipici cinesi, perché appartiene appunto ai primi mercanti cinesi islamici che si sono trasferiti qui a Surabaya. Calato il sole, il canto della moschea è iniziato, qua i bambini giocano per strada con la palla, adesso non so, certe volte sono tentato di buttarmi nella mischia, anche io, però starò tranquillo. Come nei migliori campi di strada le porte sono segnate con le ciabatte, sia qua che là.
Sono le 6:30 ragazzi, stiamo parlando veramente del buio più nero e totale, nonostante sia ancora presto. E noi presto adesso andiamo a fare un giro nel quartiere cinese, perché la sera con le lucette è tutto molto figo. Intanto volevamo anche aggiornare un attimo sullo stato di Angela. Allora, la pizza non è stata veramente una terapia, devo ammettere, anche la bibita del rinoceronte, quindi sono ancora un po' così, però oggi avremmo fatto 10-15 km a piedi, li ho retti tutti bene, quindi direi sudare, che sono in via di guarigione. Fa bene, sudare fa bene, è la migliore cura, anche quella. Anche quindi quella, sa Giulio, la pasta col sugo, la pizza, vabbè. Comunque a me intanto comincia a far male la gola. Vabbè. Andiamo bene, andiamo bene. Comunque questo è, attenzione, hello, Italy! Italia! Hello, Totti. Very good. Yes. Totti. Nice to meet you. Very nice. Where are we going? We're going to the Chinatown. Oh. Yes. Oh. Very nice. China's. Very yeah, nice. It's China. Yeah. Yeah. See you. See you. Bye. La sera è ancora più bello con tutte le lanterne accese, siamo stati accolti da quel mega dragone. Qua c'è questa stradina sempre illuminata con tutti i murales e lì in fondo c'è un ristorante vegetariano che vogliamo assolutamente provare. Ma adesso seguiamo le lanterne che ci portano a un'altra parte di questo quartiere. Sempre figo, perché comunque il livello di pacchianaggine dei quartieri cinesi è sempre molto alto, quindi questa cosa ci piace assai. Siamo già al terzo drago, questo è blu, tutto arrotolato, con le fauci aperte e i dentazzi appuntiti, tutti belli in mostra. E questo invece è il sesto dragazzo, che è tutto attaccato all'ingresso di questa mega villazza. Questa gate si chiama proprio Dragon Gate. Sicuramente la caratteristica che salta più all'occhio di Surabaya sono tutti questi quartieri, che sono tutti diversi uno dall'altro, e sono tanti piccoli paesini che sono diversi invece dalla via principale, no? Dove c'è il traffico, il caos, i monumenti grandi. Qui è tutto più piccolo, un po' più a misura d'uomo, quindi tu vivi dentro la città ma è come se fossi in una comunità piccola, quindi come se tu fossi in un paesino. Infatti alcune di queste si chiamano proprio Kampung, che significa paese. Qua proprio, qua senti che silenzio. Sì, poi sono tenuti benissimo. Oggi quello delle piante, adesso questo che ha tutti i murales, le lanterne, le statue dei dragoni, cioè ti fanno fare un salto anche in posti diversi, cioè tante anime della stessa città. Non è un negozio, è un ristorante. Il ristorante si chiama Kung Fu, cioè infatti il dipinto qua il parla chiaro, chiaro, anche tutti quelli sulle pareti là, ma mentre tu aspetti puoi fare shopping, perché c'è tutta una parte con i portachiavi, le magliette, maglietta di Super Mario. E la cosa strana è che la cucina è fuori, all'esterno prima di entrare, poi tu entri e c'è la sala con tutti i tavoli. Povera signora là fuori, sta schiattando di caldo, vado a farle un po' di compagnia, che qua si sta freschi con l'aria condizionata, invece lei è rimasta fuori. Mamma mia, c'è il muro del calore. Hello! Ah, vedi, sta cucinando col pentolozzo, con la wok. Un piattone incredibile di verdure, ragazzi, si chiama chop chai, sono tutta una serie di verdure, ci sono i broccoli, i fagiolini, le carote. Una bella verdura. Questa nuova dai. Qua è incredibile. E sotto ci sono i noodles, quelle tagliatellone lunghe di riso. Dopo la pizza di oggi ci ripuliamo. Io non vorrei dire, ma vuoi vedere che la cura è questa? Ma dici di no? Dubito. Tutte queste verdure. La festa, ragazzi, ed è arrivata la pioggia, tutti che scappano. E questo pulmino con gli occhi. Hello. Hi, mister. Hello.
siamo tornati alla piazza dove siamo stati stamattina e qui adesso c'è il festival. Ma ci ha raccontato una ragazza che abbiamo appena incontrato mentre pioveva che in realtà organizzano questi festival parlando proprio della nuova capitale. E infatti c'è scritto Nusantara dappertutto e lì dietro si vede il punto zero della nuova capitale. E fanno questo cantando anche le musiche tradizionali per convincere sempre più persone a trasferirsi in Kalimantan. Dalle lucine del quartiere cinese siamo passati alle lucine della nostra capsula in ostello. Devo abbassare un po' la voce perché comunque ci sono altre persone in questo momento, quindi sarà un momento un po' ASMR. Non so se avete presente quei video in cui si sentono le persone che fanno, che vanno così. Cosa e si dicendo? Sente tutti i clic. Ti lascio solo un attimo. Tutti i rumori della bocca e poi fanno così. Ok, chiaro. Fanno così. Il nostro nel canale ASMR. Niente, mi sono perso, ragazzi. Teniamola abbastanza bassa. Allora, ultimamente, vabbè, a parte le nostre defezioni fisiche, le nostre defezioni mentali, eccetera, eccetera, c'è stato anche altro, tanto altro, perché stiamo organizzando anche la prossima tappa. E la prossima tappa è un tappone. Quindi è impegnativa. Sì. È un posto dove non siamo mai stati e ci stiamo preparando perché comunque abbiamo bisogno di preparazione. Faremo un sacco di cose in questo nuovo paese e quindi ci abbiamo messo un po' sinceramente a decidere di andare qui, di andare lì. Lì, esatto. Perché insomma ci gira un po' per la testa da tanti anni, ma alla fine abbiamo sempre detto vabbè. L'avevamo lasciato là un po' in fondo, no? Sì, non era mai il momento giusto, eravamo troppo lontani e tante cose che si mettevano insieme, insomma, non c'era mai stata l'occasione. Invece stavolta c'è è un po' diverso. C'è l'occasione di andare e quindi sì. Andiamo per prima volta in questo continente in realtà. E vabbè, così l'hai detta. Sì, l'ho detta così però. Così l'hai detta. Un grande continente dall'altra parte del mondo. Sì. Vabbè, l'abbiamo detto ormai anche. L'altra parte del mondo non per noi, però l'altra parte del mondo rispetto all'Italia. Rispetto all'Italia, perché in effetti da quando siamo arrivati a Java siamo sempre più vicini a questo posto, che in effetti è diventato vicinissimo. Sì. Cioè è il posto in Asia più vicino a questo nuovo continente. Ormai l'abbiamo detto, cioè voglio dire. Vabbè ragazzi, ormai l'abbiamo detto in pratica. Tra poche settimane. Però non possiamo urlarlo, diciamo. Non lo urleremo. È la prima volta che diciamo una destinazione prima che accada. Sì. Quindi praticamente questo sarà una sorta di road to. Sì, esatto. Road to. Le prossime settimane ci avvicineremo sempre di più a 3. No, sono 1. 3, 2, 1. Andiamo in Australia, ragazzi. Allora, questa è una tappa importante per chiunque viaggi, soprattutto per chi viaggia come noi, voglio dire, questo è uno di quei posti che tu lasci sempre lì in fondo e dici, vabbè, poi vediamo. Vedremo. E tante cose, come spesso succede nel viaggio, si allineano. Nello stesso momento i pianeti sono tutti allineati. E non solo, è tutto allineato e quindi in quei momenti devi ascoltare quello che succede e allora vi spiegheremo bene il perché di questa grande decisione. Ormai manca poco, passeremo qui le ultime nostre settimane, quindi visiteremo questa parte est di Java, ma anche poi Bali, perché il volo lo abbiamo proprio da Bali, quindi da lì poi partiremo e lasceremo l'Asia. Manca veramente poco, quindi non abbiamo neanche tantissimo tempo per vedere Java come vorremmo vederla, quindi dobbiamo un po' spostare tante cose che avremmo voluto vedere, soprattutto in Java centrale, la prossima volta. Sì, quindi ci concentriamo più in questa zona di qui e ci godiamo questa parte di qui, anche perché come vedete siamo un po' provati, un po'
stanchini, quindi vogliamo un attimo ricaricarci prima poi di partire per questa nuova avventura, perché quella sarà un po' un'avventura. Anche lì avremo bisogno di tantissime energie, tantissime. Quindi sì, giustamente è giusto così. Poi arriveremo a Bali qualche giorno prima di prendere l'aereo e partire. C'è qualcuno che sta ascoltando, si è sentito tutto lo spoiler anche. Quelli dello stello sono tutto lo spoilerone. Quindi ragazzi, rimanete connessi, le prossime settimane saranno molto fighe. E sì, soprattutto poi in vista della road to Australia. Esatto ragazzi, allora mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale, adesso è ancora più importante di sempre. E lasciateci anche un like, un commento, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova destinazione che ci aspetta. Alla prossima! Un braccione di gruppo! Ciao!